In questa tappa della spedizione siamo alle Isole Canarie, precisamente a Lanzarote. E siamo nella seconda anima della spedizione Deep Life, una parte in cui la scienza prende l'importanza maggiore. La spedizione Under the Pole ha una doppia anima, questa è la sua caratteristica, la cosa che mi piace molto. Ha un'anima di pura esplorazione e scoperta di nuovi posti, come per esempio a Svalbard. Io non sapevo cosa avremmo trovato sott'acqua, avevo pronta una serie di strumenti scientifici, ma le questioni, le domande non le avevo ancora, perché non sapevo cosa ci sarebbe stato sott'acqua. È stato emozionante e interessante scoprire nuovi posti. L'altra anima, l'altra faccia della medaglia del progetto Deep Life è che in alcuni posti ben conosciuti lasciamo da parte la parte esplorativa e ci concentriamo sulla scienza. Installiamo dei veri e propri stazioni di monitoraggio in vari punti dei fondali per cercare di capire infine, in dettaglio, il funzionamento delle foreste marine animali. Per fare questo abbiamo bisogno di avere delle vere e proprie stazioni in cui misuriamo corrente, sedimentazione, materia organica e il paesaggio sonoro, avere delle vere e proprie stazioni di monitoraggio che dovremo essere in grado di ritrovare precisamente sott'acqua. E a questo servono le nuove tecnologie che permettono di tracciare una mappa delle nostre stazioni di osservazione e avere un polso continuo e a alta risoluzione del funzionamento ecologico di questa zona. Ma anche alle Canarie c'è spazio per la nuova scoperta, infatti c'è tutta la parte più profonda che non eravamo riusciti a raggiungere negli anni precedenti, quando ci immergevamo con molta meno tecnologia e molta meno organizzazione di quella che abbiamo a disposizione con Under the Pole. E adesso possiamo raggiungere delle foreste che arrivano a oltre i 100 metri. Oggi, per esempio, a 130 metri di profondità abbiamo scoperto che questa foresta che io chiamo la foresta Avatar, la foresta fatta di sticopates, questi coralli a frusta, che è bellissima, è un'immagine fantastica, perché in questa oscurità, in questa zona di penombra, riusciamo ad arrivare e a vedere questi coralli che vengono su in una forma da fantasia. È pur sempre una scoperta, una esplorazione, ma invece di scoprire nuovi posti come abbiamo fatto a Svalbard, scopriamo nuovi concetti, scopriamo nuovi funzionamenti.